Davide Donadei, nello studio del GF sentivo di essere i più forti, ma è stato il meno votato. Nella puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 6 marzo è stato eletto il primo finalista di questa edizione. A ottenere il titolo è stata Oriana Marzoli, concorrente venezuelana che ha dimostrato di essere colei che ha maggiormente convinto il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Oriana è stata eletta con il 28,3% delle preferenze in un televoto che l'ha vista scontrarsi con Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon, Nicolin Corvaia, Andrea Maestrelli e, appunto, Davide Donadei. Quest'ultimo, rientrato in casa, ha confidato ai coinquilini di avere percepito vibrazioni positive in studio che lo hanno spinto a credere di essere tra i più forti. In realtà, ma Davide non può saperlo, Donadei è stato il meno votato dal pubblico. Da quello che ho sentito in studio, come fate a dire chi è il più forte e chi il più debole? Io pensavo di essere uno dei più forti in studio. Ho avuto questa percezione. Ho avuto percezioni super positive, cori che fanno il tuo nome. Oriana prima, ci mancherebbe. Dicevo tra i primi quattro. Non dico di essere tra i primi quattro, ma se è 22. 21, 20 Nicole 19 Tavassi, ha raccontato Davide una volta rientrato nella casa. In realtà, l'esito del televoto non ha assecondato le percezioni di Donadei. L'ex tronista di Uomini e Donne infatti è risultato essere uno tra i meno votati. Il pubblico del Grande Fratello VIP ha votato con estrema precisione per eleggere il primo finalista di questa edizione del reality show. A guadagnare il primo posto è stata Oriana Marzoli con il 29,3% dei voti, seguita da Edoardo Tavassi che ha ottenuto il 26,5%. Sul podio anche Antonella Fiordelisi, votata dal 24,2% del pubblico. Quarta posizione per Nikita Pelizzon che ha raccolto le preferenze del 17,7% dei votanti. Quinta posizione per Nicolin Corvaia che ha guadagnato l'1,2%. Seguita dall'1,1% di Andrea Maestrelli e dal 1% di Davide Donadei. Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, alini știi ce eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo, trei.